Beato Gesù Cristo, pace a tutti voi. Vi saluto qui da Passo Corese e vogliamo dare inizio a questo breve commentario che vogliamo dare, condividere insieme e spezzare con voi la parola della domenica. E così in questa domenica, il 12 di luglio, ce l'abbiamo davanti a noi il Vangelo di San Matteo che ci parla in questa domenica del seminatore. Vogliamo leggere una parte del Vangelo perché è molto grande questa domenica, la prima parte per introdurci dentro in questa lettura. Gesù dice: quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molto terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolta. Dopo questa parabola, i discepoli chiedono: perché tu parli in parabole al popolo? E dopo lui cita anche una parola del profeta Isaia che dice che il cuore del popolo è diventato insensibile. E dopo comincia a spiegare che noi conosciamo un po' anche questa spiegazione di questi terreni diversi. La prima cosa che voglio condividere con voi è la certezza che abbiamo anche nella prima lettura che voi dopo ascoltate, che parla della pioggia che cade sulla terra e la parola è come la pioggia e questa abbondanza di Dio che fa cadere la sua parola su ogni uomo, su ogni donna. E questo che volevo sottolineare è esattamente questo aspetto divino della sua generosità. Questo è primo, no? Questa immagine che abbiamo oggi del seminatore che semina, non dobbiamo pensare adesso nei nostri caratteri, nel nostro modo di seminare, no? Quando pensiamo ci sono le macchine, tutto, no, quell'antico seminatore che ha messo la mano dentro nella borsetta e tirato fuori i semi e puff, ha lanciato sul terreno. E qui esattamente Gesù parla di questa immagine che alcuni semi cadono in terreni diversi sulla strada, sul terreno con pietre, le spine e il terreno buono. Sono quattro diverse caratteristiche. Però questo che possiamo sottolineare è la generosità. Il Signore non mette la semente solo sulla terra buona e non mette la semente per tutti i terreni diversi. Perché? Perché possiamo pensare che possiamo domandarci: sarà che il nostro cuore, quando si parla del cuore, no, del, diciamo così, luogo dell'accoglienza della parola, sarà che è sempre terreno buono? Sarà che sempre accogli con generosità questa parola che il Signore ci dà? Sarà che siamo sempre disponibili, così generosi nell'accoglienza e nell'ascolto anche della sua parola? O spesso anche il nostro cuore è più simile a uno di questi quattro terreni diversi? E questo sta alla bontà del Signore. Il Signore non guarda come è il nostro cuore e dice: ah no, adesso non ti do la parola. Ah, adesso sì, perché il tuo cuore è buono. No, il Signore lancia la sua parola, semina la sua parola. Quindi
Questo è un tratto della sua bontà, e per tutti ugualmente, no? Non calcola il suo, sì, la sua generosità non ha calcoli, la sua bontà, possiamo dire, il suo amore e la sua misericordia. Questo è il primo aspetto che possiamo partire di qua e dopo chiederci il nostro terreno, ascoltare. Sarà che il nostro ascolto ce la troviamo anche a volte il nostro cuore insensibile? E qui un secondo aspetto che vi lascio perché sarà per meditare, la insensibilità. Il nostro cuore è insensibile? Perché ascoltiamo tante cose oggi, qual è la voce che ci vogliamo preferire, ce l'abbiamo le preferenze, no? Quella che ci piace di più di ascoltare. Sarà quello che il Signore ci dice, magari quello che un'altra persona ci dice, magari quello che noi stessi ci diciamo. L'ascolto della voce è il discernimento, di dove viene, che cosa facciamo con queste tante voci che riceviamo ogni giorno. Qui questo voglio lasciare per voi perché questo è un breve commentario della parola. Primo, la bontà del Signore che non ha misura, che non guarda, che è generoso perché lo sa che spesso ci siamo noi stessi con questi terreni diversi del nostro cuore, la disponibilità. E il secondo punto di verificare un po' la nostra generosità, se è anche così generoso come il Signore, ossia la nostra apertura alla Sua parola, la nostra apertura alla parola del Signore, alla Sua bontà, ci trova molto spesso anche una insensibilità. Vogliamo mettere questo dentro. Questa domenica chiedere queste grazie, soprattutto alla Madonna che sempre ascoltava la parola del Signore con generosità. Vi saluto a tutti e una buona domenica a tutti. Ciao, ci vediamo.